Ciao. Grazie, grazie ad Alex Britti. Grazie Alex. Allora continua la nostra cavalcata musicale in questo 25esimo anniversario del primo maggio, ma darei subito la parola a Paola Maugeri che si trova nel backstage. Eccoci, allora, la vostra prima volta su questo palcoscenico, devo parlare in fretta e voglio dire tutto, siete stati fighissimi, questo è il nostro, no? Se pare, quindi super congratulazioni. Che mi ascoltava qui insieme a me mi ha detto: cosa ne pensi di questo suono socialista? Quindi la domanda è quella, più che a me: cosa ne pensi di questo suono socialista? Socialismo tropicale, la cosa fondamentale è che il movimento non si arresti, ma anche quello di bacino proprio. Il movimento chiama movimento. Ma voi avete una vena romantica che conosco molto bene, perché qualcuno mi sussurra le vostre canzoni all'orecchio. E quindi tu mi hai detto: noi abbiamo tantissime ammiratrici donne, ma in realtà avete anche tantissimi ammiratori uomini che apprezzano moltissimo questa vostra coerenza della prima ora. E a me mi piacete moltissimo, si può dire? Eh sì, e si può solo ringraziare. Però. Grazie. Ciao a tutti. Eccoci, allora la linea torna sul palco centrale del primo maggio. Allora il prossimo artista deve la sua fama anche al suo fortunatissimo sodalizio con Kusturica, per cui ha scritto diverse colonne sonore per i film di Kusturica. È forse il massimo esponente del folk balcanico, lui arriva da Sarajevo. Vedete che il countdown, ci siamo quasi, sta arrivando. Vuoi aggiungere qualcosa, Axel? Sì, è un momento importante perché Elio ha detto nel pezzo primo maggio di Elio le Storietese che la musica balcanica ha rotto i coglioni. Ma no! Io sono contento che finalmente il primo maggio abbia trovato il coraggio di rispondere al dissing degli Eli con 25 minuti del grande